Onorevole Ginefra del Partito Democratico, Trani San Ferdinando Canosa, tre sfide importantissime nella BAT per il partito. Sì, le amministrative qui in Puglia e nella BAT in particolare sono un test importantissimo per il buon governo di queste città. Trani in particolar modo da troppo tempo a conduzione di centrodestra, un'amministrazione che ha lasciato parecchi insoddisfatti. Noi ci candidiamo a cambiare passo e far cambiare passo a questa città. Ci candidiamo con un candidato sindaco dalla storia importante come Ugo Operamolla, un punto di riferimento tra i professionisti tranesi e non solo. E assieme alla sua professionalità, alla sua competenza, alla professionalità e alla competenza di nuove energie che nonostante la giovane età sono già in grado di incarnare appieno il progetto del Partito Democratico, a dimostrazione che si possono creare le giuste sinergie tra generazioni, evitando quell'idea di rottamazione che a noi non piace, che in alcuni momenti di questa campagna elettorale tranese sembrano riecheggiare per il protagonismo di alcuni nostri competitori. Noi siamo fortemente convinti che i ragazzi e le ragazze del Partito Democratico possano essere le gambe, il cervello e il cuore con cui l'amministrazione comunale tranese riesce davvero a recuperare un ruolo importante all'interno di una provincia neonata, ma che ha l'ambizione di svolgere un ruolo centrale nel panorama pugliese. San Ferdinando e Canosa sono altre due sfide importanti, ma noi questa sera siamo particolarmente concentrati sulla vicenda tranese. Non mancheranno nei prossimi giorni passaggi anche in queste altre cittadine, nelle quali abbiamo la stessa esigenza, ridare un profilo progressista a delle amministrazioni comunali che, al nostro modo di vedere, hanno visto nel corso di questi anni, hanno portato le loro comunità ad una sorta di involuzione economica e culturale. E il centro-sinistra si propone per il riscatto di questi tre importanti comuni della BAT. Luca Morollo, candidato al Consiglio Comunale di Trani. Luca, da dove nasce la tua giovanissima candidatura? La mia candidatura nasce da tanti anni di attivismo politico. Con il gruppo giovanile abbiamo portato avanti una serie di iniziative, abbiamo portato avanti una serie di battaglie per la difesa dell'ambiente, per la promozione della cultura e dei giovani talenti nella città. Quindi la mia candidatura nasce naturalmente. Sono i giovani, i ragazzi, il partito che me l'ha chiesto e io ho accolto con entusiasmo questa possibilità, anche perché ho già avuto la possibilità di candidarmi alle scorse provinciali, notando e avendo un consenso ampio e quindi era naturale ricandidarmi. Come procede questa, insomma, tua avventura con Ugo Peramolla? La nostra avventura qui a Trani procede abbastanza bene. Non è facile cambiare la coscienza delle persone, perché di cambiare la coscienza si tratta. Molta gente è assopita dal modo di fare politica di una certa classe politica, che si è arricchita e ha creato il proprio consenso comprando i voti, dando false illusioni e vuote promesse alla gente. Purtroppo in questo momento di grave crisi economica ci sono molti politici che speculano sulle disgrazie della gente, costruendo il proprio consenso su queste disgrazie. Noi invece non facciamo false promesse e vogliamo coltivare gli interessi personali nel giardino dell'interesse comune e del bene comune.